Guerra vera, di quelle che lasciano un nodo alla gola per realismo e fedeltà storica. Il 3 novembre uscirà infatti Call of Duty World at War, l'ultimo capitolo di una saga che in Italia arriva sempre ai vertici delle classifiche di vendita insieme a FIFA. Activision quest'anno cambia, dall'ambientazione futuristica dei capitoli precedenti si torna infatti alla Seconda Guerra Mondiale. Il gioco è avvincente, ben fatto e curato in ogni piccolo dettaglio, una scelta che verrà sicuramente ripagata a giudicare anche dall'enorme fila che si è creata qui a Los Angeles allo stand del publisher. Centinaia di giocatori che ogni giorno vogliono provare la modalità multiplayer, l'unica al momento giocabile. Per la campagna, infatti, c'è solo un lungo video, impressionante, bello, dettagliato, ma niente gioco. L'abbiamo provato anche noi, ovviamente abbiamo fatto una lunga fila e possiamo dire wow. Fedeltà delle armi incredibile, la resa, il rinculo, la precisione, il modo in cui si muovono, tutto è stato studiato nei minimi particolari. Anche il paesaggio è stato ricostruito con minuti di dettagli grazie anche a una serie di viaggi proprio in Normandia e sui luoghi dello sbarco. Il dettaglio grafico ci trasporta infatti davvero nella foresta dell'Ardenne, oppure nella piccola città francese di Marigny, che è il punto di partenza della campagna single player. Il gioco c'è, Activision ha fatto un lavoro enorme, la grafica anche, spettacolare, fantastica, e l'ambientazione è di quelle che ci attirano sempre, Allies contro Axis, i nazisti, i nemici storici. Un altro successo assicurato per questo Call of Duty World at War, che uscirà, ricordiamo, il 3 novembre. Non lasciatevelo scappare.